Ciao, oggi ti presento un nuovo stock di articoli per il decoupage e la decorazione. Abbiamo deciso di fare una vendita per categoria in modo che il cliente, in base a cosa è interessato, può fare l'acquisto solo della singola referenza invece del misto. Ci sono articoli, una categoria e articoli in cartone, porta bottiglie, porta oggetti con portafoto che è aperto e diventa così con i bigliettini e la matita. Ci sono la casetta in cartone, come puoi vedere quest'ora. C'è il porta bigliettini da scrivania. C'è questo articolo che è un portafoto apribile con portaappunti, agendina, porta biglietti da visita, la matita col portamatita. Tutta merce nuova scatolata, come potete vedere. Un'altra categoria sono le ghirlande. Dopo, come già vi ho detto, vi darò, se interessate a qualcosa di specifico, vi darò tutti i dettagli, sia della vendita minima, del prezzo e quant'altro. Vi ricordo che i nostri ordini superati i 150 euro godono della spedizione gratis, quindi diciamo non si ha un incremento di prezzo dato dalla spedizione. Ci sono i fruttini che vendiamo in box così, e il limone, l'arancio, tutto in box. C'è la carta per il decoupage o carta regalo, quindi in tantissimi modelli. La vendiamo in box così come lo vedete con 10 fogli dentro. Questo è un articolo natalizio, sono articoli in vetro soffiato, italiani, in box così come lo vedete sul video. La Finlandia, che sono delle bustine così, sempre per il decoupage. Ci sono i rami, lo stock di rami glitterati. C'è così. E c'è questo modello qui. Questa sarebbe sempre un'altra categoria, che chi è interessata solo a questa, insomma, mi chiede i dettagli di questo e gli invio i dettagli. Poi ci sono i petali arruffati, che sono scatole da 30 pezzi. Sarebbero dei petali. La busta è grande per fare sempre decorazioni, eccetera, eccetera. E c'è in quel modello e in questo modello. Sempre altra categoria. Questo invece è un misto sempre della carta regalo e decoupage che vi ho fatto vedere prima. Ci sono tantissime, proprio tante fantasie. Ora ve ne mostro solo qualcuna. Vi ricordo che la vendita è la busta con 10 fogli dentro. Questa è la nostra fantasia. Vedo, ce n'è tante fantasie. Poi sempre nello stock, che poi andremo a vendere a categoria, ci sono bottiglie di vetro, è vetro insomma resistente, robusto. Ci sono, queste le abbiamo chiamate polveri per decorazioni, quindi c'è similoro in polvere nel blister così, poi c'è l'argento per esempio, ci sono i fogli in argento invece che la polvere come quella, il rame, eccetera eccetera. Ci sono anche questi nei barattolini di vetro che si presentano in box da 6 pezzi con dentro i 6 barattolini. C'è questo che ad esempio che è bava di similoro, argento, c'è oro,
c'è il rame, e c'è sempre il variegato dark, sempre in box da 6 pezzi. Poi sempre nello stock, che però è un'altra categoria, ci sono questi kit, che sono kit per il decoupage. In poche parole, dentro al kit si trovano la colla, il lucido, la carta abrasiva, i pannelli, i pennelli, la cornice di legno. Sono pochi pezzi, però ci sono anche questi, che è sempre un'altra categoria. Poi c'è la categoria dei salici, gli articoli in salice, che sono questi cuori così, che è il formato più grande. C'è questi formati così, col cartellino, tutto nuovo, come è nostra abitudine. Ci sono le stelle, sempre della stella, c'è il formato più piccolino, sempre in salice. Poi proseguendo, sempre nello stock, se mi volete seguire, ci sono le vernici spray, che è un'altra categoria, che comunque la categoria che veniamo assortita tra le vernici spray, che comprende vernici spray da 150 ml, scatole da 6 pezzi. Ogni fila che vedete sono articoli diversi, quindi c'è un vastissimo assortimento di colori, black, blu, anche dietro, sono tutti colori diversi, insomma. Sempre di questa categoria ci fa parte anche questo articolo qui, che è uno spray fissativo, è tipo una colla sempre per il decoupage, spray fissativo, ed è da 400 ml. Sempre nella categoria delle vernici spray ci sono i formati più grandi, che sono sempre vernici spray in tantissimi colori. Il formato è sempre da 400 ml, sono scatole da 12 pezzi. Sono fluorescenti, c'è il grigio, tutto quello che vedete sono colori separati. Come ultima referenza dello stock e come ulteriore categoria ci sono frutta fatta in carta, cartone. Queste per esempio sono le mele, ci sono le pere, tutto nuovo in scatola. Poi dentro le scatole ci sono buste da 6 pezzi, c'è il cocco, sempre vendibile o così color cartone o diciamo decorandole, e ci sono le mele. Se vuoi più informazioni per una singola categoria o più categoria, basta che me lo chiedi e ti invio tutti i dettagli. Ciao.